L'altra volta abbiamo visto qual è l'equazione della parabola, o meglio, una forma dell'equazione della parabola che conviene quando so, ad esempio, qual è il vertice e ho una qualsiasi altra condizione, per esempio, che passa per un punto. Ok? Quindi l'equazione della parabola con vertice di coordinate note x di y di, ed era x uguale a a x meno la x del vertice alla seconda più la y del vertice. Facciamo un esempio. Vediamo l'equazione della parabola che abbia come vertice il punto 2 meno 1, ascissa 2 ordinata meno 1, anzi meno 2 meno 1, pardon, e passa per l'origine dal mare. Molto semplice. Ok? Il fatto che il vertice sia meno 2 meno 1 significa che l'ascissa del vertice xv vale meno 2 e la y del vertice vale meno 1. E il fatto che passi però significa che quando x è 0 anche y è 0. Quindi utilizziamo queste informazioni e riscriviamo l'equazione y uguale a a x meno x del vertice alla seconda più l'ascissa del vertice meno 2 qua al posto di xv l'ordinata del vertice meno 1 qua al posto di yv e l'equazione diventa x uguale a a, che ancora non sappiamo, x meno meno 2, di 2, la seconda, più meno 1, o meno 2. Sostituisco a xv e y le coordinate del vertice. D'accordo? Inoltre, siccome l'origine appartiene alla parabola, significa che se x è 0, anche y deve essere 0 e questo mi dà informazioni su a. Riscrivo l'equazione se x uguale 0, ripeto, x uguale 0, dato che l'origine appartiene alla parabola. Quindi al posto di y metto 0 e al posto di x metto 0 e ottengo 0 uguale a a 0 più 2 alla seconda meno 1, quindi 0 uguale 2 alla seconda che fa 4 meno 1, quindi 4a è uguale a 1, a è un 4. Di conseguenza la mia equazione diventa y uguale ad a, so che è un quarto, x più 2 alla seconda meno 1, questo è lo sviluppo. L'equazione della parabola che cerco è un quarto x alla seconda più x.
Ok? Cancellare, vado avanti. Questo. Preparato ai vertici in punti di coordinate 2-3. E passa per il punto A di coordinate 1-2. Stesso discorso di prima, utilizzo x uguale ad A, x meno x del vertice, la seconda più x del vertice, e ottengo al posto di xb metto 2, al posto di yb meno 3. Viene y uguale a A per x meno 2 alla seconda meno 3. Ok. E poi passa per 1-2. Quindi la riscrivo come A di coordinate 1-2 appartiene alla parabola, meno 2 al posto della y uguale ad A per x che è 1 meno 2 alla seconda. Risulta essere y uguale ad A che è 1, x meno 2 alla seconda meno 3, cioè la seconda meno 4x. Vediamo.
Andare avanti? Ok, fatto questo, l'altro argomento che dobbiamo vedere è le posizioni reciproche tra due grafici diversi, quello di una parabola e quello che abbiamo visto a suo tempo, cioè quello della retta. D'accordo? In generale, la parabola P e la retta R possono avere quanti punti in comune al massimo? Al massimo due. Poi vediamo anticipatamente il perché. Chiamiamoli P1 e P2. I due punti P1 e P2 appartengono sia alla retta R che alla parabola P. Quindi le loro coordinate verificano sia l'equazione della retta sia l'equazione della parabola. Quindi dal punto di vista algebrico, dovendo verificare simultaneamente due equazioni diverse, le otteniamo come? Con un sistema. I punti sono ottenuti dal sistema tra l'equazione della retta e l'equazione della parabola. Perché? Perché risolvere un sistema significa determinare i valori delle incognite che verificano le equazioni coinvolte dal sistema. Se faccio questo, metto il sistema, l'equazione della retta e l'equazione della parabola, cioè y uguale a mx più q, la retta, y uguale a x alla seconda più bx più c, la parabola. Questo è un sistema di che grado? Di secondo grado. Ok? Essendo di secondo grado avrà al massimo due soluzioni distinte. Se lo risolvo, cioè se ad esempio sostituisco la y, mi ritrovo con un'equazione di secondo grado. Le cui soluzioni sono P1 e P2, per l'esattezza x di P1 e x di P2, cioè le ascisse o le ordinate dei due punti. Quindi abbiamo indicato questo punto verde. Tuttavia, se ho un'equazione di secondo grado, ho sempre due soluzioni distinte? No, ho due soluzioni distinte se il delta del sistema, cioè il delta di questa equazione, è maggiore di zero. In quel caso il delta del sistema maggiore di zero significa che la retta taglia o intersca la parabola in due punti e quindi la retta è secante. Se invece
infatti disegno, in questo caso ho un delta maggiore di 0, un delta del sistema maggiore di 0. Se invece la retta R è la parabola, se invece la retta è fatta in questo modo, che delta troverò? Un delta negativo. Il delta del sistema è negativo. Questa è seccante. Questa è una retta esterna. Che non ha nessun punto in comune con la parabola, quindi il sistema mi dirà non ci sono soluzioni. Più uno e più due non esistono. A metà strada tra i due, trovo una situazione in cui in questo caso, ripeto, non esistono né più uno né più due. Questi due sono. In questo caso invece i due punti, più uno e più due, coincidono. E il delta del sistema sarà 0, la retta è tangente. Quindi, ripeto, se intersico retta e parabola, metto equazione a sistema l'equazione della retta e della parabola e trovo un'equazione di secondo grado che ha un particolare delta, il quale se è positivo la retta è seccante, se è nullo è tangente, se è negativo è esterna. Due intersezioni diverse, due intersezioni coincidenti, nessuna intersezione. Ok? Proviamo un esempio. Abbiamo la parabola di equazione y uguale x alla seconda più 3x meno 1. E la retta y uguale x meno 1. Dopo ne faremo il grafico, dobbiamo verificare subito se la retta è seccante, tangente o esterna alla parabola. Nel qual caso troviamo le intersezioni se è seccante. Per farlo le mettiamo a sistema. Intersechiamo retta e parabola, riprendiamo l'equazione della retta, x uguale a x meno 1, e quella della parabola. Sistema che si risolve per sostituzione, in quanto entrambe le equazioni sono di forma esplicita. Io ottengo x alla seconda più 3x meno 1 uguale a x meno 1. Metto questo al posto da y e ottengo questo. Ok? Quindi scrivo l'equazione x alla seconda più 3x meno 1 uguale a x meno 1, meno 1 meno 1 posso modificarlo, x alla seconda più 3x meno x uguale a 0, tengo l'equazione di secondo grado spuria, per cui soluzioni, ma sarà quella della x, sono una equazione di 0 e l'altra
il delta è 4. Ci sono due soluzioni distinte. Le equazioni spurie hanno sempre soluzioni. Una delle due è il delta. Quindi questa retta, la retta x uguale a x meno 1, è secante alla parabola x uguale a 3x a seconda 3 più 3x meno 1 in due punti. Uno a ascissa 0, l'altro a ascissa meno 2. Calcoliamo anche l'ordinata. Basta usare l'equazione della retta. Se x è 0, y è meno 1. Se x2 è uguale a meno 2, y che è x meno 1 è uguale a meno 3. Quindi due punti più uno a coordinate 0 meno 1, l'altro p2 meno 2 meno 3. Conto il delta della parabola, un conto il delta del sistema. Vale meno seconda 9 meno 4 per meno 1, quindi viene 13. Meno 2. Ok. La parabola in testa classe delle x in due punti distinti. E l'asse della parabola, quindi uguale a meno b su 2a, quindi meno 3 mezzi, il punto c, coordinata 0, meno 1, c' suo simmetrico rispetto all'asse, ha la stessa ordinata e ascissa che è il doppio di quella del vertice, meno 3. Il vertice ascissa meno 3 mezzi e ordinata meno delta su 4a, quindi meno 13 quarti. E mi sembra che non manchi altro. Qui facciamo un approssimato. Allora, 12 di 13 viene fra poco più, poco meno di 4, 3,6, meno 3, più 3,6, diviso 2, 1 è circa, col più è circa 0,3, col meno, meno 3,3. Questo serve solo per fare il grafico, eh. I valori esatti sono quelli con la radice. Uguale a meno 3 mezzi e 1,5 qua. Il vertice meno 13 quarti circa poco sotto meno 3.
Codice di vertice, il punto A, ordinato 0, 3, quindi 1 è qui, l'alto minimo 3, 13, qui, e C, meno 1, e il suo simmetrico. Vedete, il segno in verde, quindi notevole, vertice, sempre l'asse di lì, C, il suo simmetrico, la parabola è fatta circa così. Poi l'equazione della retta, x uguale a x meno 1, quindi se x vale 0, rosso, la parabola passa per meno 1, e y è 0 se x è 1. Intersezioni, guardate, una, questa è il punto P1 di coordinate 0 meno 1 e l'altra meno 2 circa meno 3 ci sta. P2 chiaro? Proviamo adesso a vedere, esempio simile a questo, se spostiamo la retta cosa succede? Cioè se cambiamo, teniamo una retta parallela a questa, ma ne cambiamo l'intercetta, il Q. E vediamo ad esempio per quali valori di Q la retta è tangente e per quali è esterna. Quindi, ripeto, teniamo la parabola, quella di prima, e la retta in realtà è un passo di retta. X più K, dove K svolge il ruolo di Q. Abbiamo già visto che se K è meno 1 la retta è secante. Per quale valore di K questa retta sarà tangente? Beh, non facciamo altro che metterle al sistema e vedere se c'è qualche valore di K per il quale il delta del sistema è 0. Ok? Ripeto, metto il sistema x uguale x alla seconda più 3x meno 1, il quale valore di k, la retta è tangente, secante o esterna. Se discutiamo del segno del delta. Di nuovo, usiamo per sostituzione. Otteniamo x alla seconda, quindi x meno 1 meno k uguale. Il delta del sistema vale b alla seconda che è 4, meno 4 per h1. Semplificando.
e ci chiediamo quando è, che segno ha il delta. Quindi risolviamo la disequazione: delta maggiore o uguale a 0, maggiore secante, uguale a 0 tangente, minore di 0 esterna. Quindi prendo la disequazione che ottengo, 4 più 4 per 1 più k. Ti posso dividere tutto per 4, sono 4 qua, 4 qua, sono 1 più, io ho già tolto la parentesi, 1. Quindi se, in conseguenza che significa, se k è maggiore di meno 2, il delta del sistema è maggiore di 0 e la retta è secante. Se k è uguale a meno 2, il delta del sistema è uguale a 0 e la retta è tangente. Se k è minore di meno 2, il delta del sistema è negativo e la retta è esterna. Ok? Forse possiamo vederlo meglio ancora con diagramma, che sono molto complicati. Ok, inseriamo l'equazione della parabola, y uguale a x alla seconda più 3 per x meno 1. Poi inseriamo un cursore che chiameremo K, con il quale andiamo a scrivere le equazioni del fascio dirette, y uguale a x più k. E vediamo che intersechiamo le due. Se k è maggiore di meno 2 ci sono due intersezioni, se è 2, perdono, se è meno 2, c'è un solo punto di intersezione, quindi i due punti coincidono, i punti se sopra il 2 sono due distinti, man mano che la retta scende i due punti vanno a coincidere. Ecco, meno 2. Se è sotto il meno 2, quindi meno 2 tangente, sotto il meno 2 i punti non esistono.
della retta esterna. Ok. Si poteva fare analogamente con una retta, con un fascio di rette proprio che avesse la M quel parametro. È uguale. D'accordo? Quindi se voglio che un fascio di rette sia tangente alla parabola, devo fare in modo che il delta del sistema diventi zero. Oppure, meglio ancora, vado a fare il sistema e vado a indagare il segno del delta del sistema. I valori dei parametri che danno un delta positivo sono quelli per i quali il fascio è secante alla parabola. Quando un delta nullo, la retta del fascio è tangente. Quando un delta è negativo, parabola e retta sono esterni. Ok? Sta per suonare, ci fermiamo qua.